L'obiettivo è quello di andare al dialogo con il governo per avere delle garanzie che questi fondi saranno investiti nel nostro territorio. Battaglia sì, ma attraverso il dialogo. Sette sindaci a Venezia, vertice trasversale, anche se il centrodestra è in maggioranza nei capoluoghi. E alla fine il caso dei fondi congelati per il bando periferie sancisce un'alleanza e un appello diretto al governo. Nel Veneto il totale dei 99 interventi congelati ha un valore di 264,7 milioni di euro, spiegano, di cui 149,9 finanziati dal bando e 114,7 da cofinanziamenti pubblici e privati. Risorse che non possono essere messe a rischio non solo per aspettative dei cittadini, ma anche per l'effetto volano nei confronti delle imprese locali. Abbiamo messo sul tavolo le varie progettualità delle singole città, è stato fatto un ragionamento generale, la cosa che è emersa è comunque l'atteggiamento propositivo, positivo di dialogo, la ricerca di un dialogo con il governo che alla fine dia semplicemente la conferma che questi fondi sono a disposizione, anche se in questo momento congelati. Insomma, Mario Conte getta acqua sul fuoco delle polemiche, ribadendo quanto detto nei giorni scorsi dopo aver parlato con il vice ministro dell'economia, Garavaglia. Le opere non sono a rischio, noi come Treviso la progettazione proseguirà perché lo slittamento di 1 anno e mezzo non ci crea particolari problemi, quindi per quanto riguarda Treviso l'importante è avere la garanzia che questi fondi siano confermati. Siamo ancora in una fase preliminare di progettazione. Alcuni progetti sono già esecutivi, altri sono in fase preliminare. I sindaci aprono un ponte di dialogo con il governo, ma non sono disposti ad aspettare troppo. Per questo c'è già in calendario un nuovo vertice, stavolta la presenza di un rappresentante del governo che ascolti le istanze dei primi cittadini. Ma Conte non vuole sentir parlare di tagli. Questo bando periferie è nato con dei vizi e purtroppo i nodi sono venuti al pettine proprio in questo momento e rischiano di penalizzare le città virtuose per l'ennesima volta. Però l'azione che ha fatto il governo ha delle fondamenta solide.